Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Giovanni e oggi per voi andremo a creare il liquore di mirto. Prima di presentarvi questa videoricetta ringrazio Luca, venditore eBay del negozio Saloon 8541, che ovviamente vi consiglio perché le bacche di mirto da me comprate erano freschissime e la compravendita, il trasporto e il tempo di consegna sono state veramente super. Vi consiglio quindi, se avrete in mente di fare questo gustosissimo liquore, di fornirvi da lui. Se voleste farlo, troverete nella descrizione il link per accedere direttamente al suo negozio online. Io ve lo raccomando. Gli ingredienti sono 2 kg di bacche di mirto, 2 litri di alcol puro, 1 kg e 2 di zucchero e 1 litro e 2 di acqua. Prendiamo le nostre bacche già ben lavate e asciugate, le mettiamo dentro un capiente contenitore ermetico in cui verseremo dentro anche l'alcol. Lo chiudiamo e andiamo a riporre il tutto in un luogo fresco e buio per almeno 40 giorni. Ricordiamoci di agitarlo di tanto in tanto. Eccolo il nostro mirto dopo più di 40 giorni di macerazione. Guardate le bacche come sono gonfie. E quindi avremo bisogno, per proseguire, di una pentola, un torchietto e un altro pentolino. Abbiamo finito con il torchio, ecco quello che ne è venuto fuori, ovviamente più quello che è rimasto nella prima pentola. E vi ricordo di rimettere le bacche usate per la macerazione dentro il contenitore, perché prossimamente faremo un video in cui appunto ci servono queste bacche rimanenza della preparazione del mirto. Mettiamo la nostra acqua all'interno di un pentolino e, come al solito, creiamo appunto il nostro sciroppo di acqua e zucchero, facendo appunto sciogliere tutto lo zucchero, quindi portando l'acqua quasi ad ebollizione. Dopodiché ricordiamoci che, prima di continuare, il nostro sciroppo di acqua e zucchero deve tornare a temperatura ambiente. Uniamo l'alcol allo sciroppo di acqua e zucchero e mescoliamo. Dopodiché potremmo già imbottigliare e lasceremo le nostre bottiglie per un mese a decantare. Mi raccomando, like, iscrivetevi al canale e alla prossima!